è il ponte tra sanità e famiglia. Quindi, ricapitolando, è una rivista che parla di medicina e di cure, è una rivista che si rivolge alle famiglie, famiglie in senso lato evidentemente, quindi praticamente dalla famiglia di tipo tradizionale a quella allargata, eccetera, ma soprattutto vuole raccontare, vuole creare questo ponte informativo, quindi dare delle informazioni che possano essere informazioni anche elementari, dove trovare per esempio una farmacia, ad esempio, ma anche delle informazioni su quelle che è un'eccellenza del territorio, anzi soprattutto far conoscere alle famiglie le opportunità, le possibilità che il territorio dà tramite appunto la sua sanità, ma addirittura uno stimolo per la sanità a crescere e a migliorare da questo punto di vista. Poi dal punto di vista della comunicazione, se mi permetti, la divisione così netta tra cartaceo, online e web oggi sta avendo un'evoluzione notevole, quindi noi sappiamo, perché ci stiamo lavorando, che ovviamente il cartaceo avrà dei contenuti diversi dal mondo web e tantomeno dal mondo diciamo dei social. Questo sì, per quello che dicevi, per raccogliere un po' tutti, ma dare anche delle informazioni che sono variegate, che evidentemente una volta solo il cartaceo non era in grado di poter dare. Quindi l'immediatezza di un'informazione e ovviamente anche l'approfondimento poi sul cartaceo. Vedo che ci sono molte rubriche, come dicevi anche tu, quindi delle rubriche che tenderanno a aumentare, mi pare di capire, che questo è il numero zero. E l'altra cosa che ovviamente stupisce in un momento come questo è che è gratuita. Quindi è gratuita e diciamo si rivolge a tutti tramite quali canali? Allora, è gratuita perché lo strumento viene pagato dalla parte contenutistica di pubblicità, di advertising, è distribuzione presso le farmacie, sale di attesa, ospedali, cliniche, ambulatori e ambulatori di analisi e quant'altro. Perciò se io voglio riceverla a casa mi pago almeno le spese di spedizione, quello io te la invio a casa mensilmente e paghi le spese di spedizione. Lo posso fare tranquillamente online, sta uscendo anche la parte, fra parentesi, e-commerce, dove posso richiedere anche dei numeri arretrati e quant'altro. E lo strumento mi ha introdotto sulla parte delle rubriche contenutistiche. Sono delle rubriche specializzate, delle rubriche dove parleremo di otorinolaringoiatra, oculistica, infermieristica. Ecco, sono tutte delle specializzazioni dove la sanità oggi ha un suo valore e noi affronteremo con queste rubriche degli argomenti che sono gli argomenti propense ad introdurre la famiglia a una sanità locale. La parte, diceva l'amico, contenutistica, web e carta, c'è differenza? Sì, in questo senso. Quello che noi pubblichiamo sul web è il 100% dei contenuti. Quello che pubblichiamo sulla carta è un 20% dei contenuti. L'approfondimento di quello che pubblichiamo sulla carta si estende sulla parte web, ma per un problema di economicità, se no verrebbe un catalogo stile postal market da 400 pagine a uscita. Perciò dobbiamo anche noi dare più visibilità a magari degli argomenti di stagione, degli argomenti, diciamo così, importanti, ma si possono comprimere in 60 pagine, l'approfondimento viene esteso sulla parte web. Come si fa? Abbiamo messo dei QR code alla fine degli articoli, perciò uno legge l'articolo, mi interessa, voglio approfondirlo, col telefonino oppure digitando un URL, vado direttamente sulla parte web e trovo il mio approfondimento. Sono approfondimenti anche abbastanza corposi, perciò li abbiamo dovuti anche comprimere per la parte web, per la parte, scusate, cartacea, e sulla parte web trovo la parte, diciamo così, completa dell'articolo.